Quel fastidiosissimo rumore caotico che fanno gli Enderman quando fanno... Fanno rumori incredibili. Più del Nabbo quando va in bagno. Una schifezza. Buongiorno, dottor il Nabbo. Il dottor Lion è qui con lei quest'oggi perché dobbiamo sezionare la nostra prima cavia. Per il bene della scienza. Tutto questo è per il bene della scienza, mio piccolo amico Creeper. Non ti preoccupare. Mio piccolo dottor il Nabbo, come al solito lascio fare a lei queste parti perché io non mi sporco le mani con queste bestie tutte esplosive. Lei lo apra, volevo dire lo sezioni, ovviamente, in modo molto professionale. E poi c'entra dentro e vedremo come è fatto all'interno un creeper. Mi deve ancora spiegare come mai noi siamo diventati piccoli piccoli e stiamo vedendo un creeper così grosso. Vabbè, non importa, l'importante è che capiamo la sua anatomia. Oggi noi siamo qui per esplorare il corpo umano della creatura più esplosiva di Minecraft. Questo è il suo cervello. Oh, che essere poco sviluppato. Come cervello ha soltanto un piccolo piccolo tortino con un Minecraft che gira in tondo, ma c'è una cosa molto importante qui, dottor il Nabbo. Poi da quando è? Scusa, ma te sei lo scemo del gruppo? E adesso sei dottore? Sei dottore tu? Ma che stai a dire? Ma va là. Voi ci credete? Io non ci credo. Vabbè, per questa volta sei dottore. Allora, stavo dicendo, devi sapere, mio caro dottore il Nabbo, apprendista il Nabbo, che il creeper in realtà non ci vede. Già, il creeper non ha la vista. Gli occhi del creeper sono neri, bui, non vede. Il creeper si muove utilizzando invece queste, che sono le sue orecchie. I creeper funzionano un po' come i pipistrelli. Loro captano, mandano segnali. Non romperlo, guarda che ci serve, dobbiamo studiarti, ti randello dopo. Il creeper si muove studiando i segnali sonori come i pipistrelli che gli arrivano attraverso tutte le sue orecchie. Vedi, neanche dietro. È tutto orecchie il creeper praticamente, non occhi. Cosa succede praticamente? Come i pipistrelli gridano e il creeper invece fa zzz. Perché lo fa? Perché lui praticamente, grazie al zzz che proviene da questi command block qua, che vengono attivati dal suo cervello. Vedete come gira il Minecraft, attiva questi qua, questi rumorofoni. Lui cosa fa? Manda questi suoni che sono il tss. Questo tss si sbatte contro tutti gli oggetti. Quindi per esempio, se il mio assistente viene qua davanti, cosa succede? Il creeper va tss, il tss va qua, detecta il Nabbo, torna indietro. Il creeper sa che c'è qualcosa perché il segnale sonoro viene alterato dal Nabbo. E allora cosa succede? Nel momento in cui questo segnale torna indietro e il creeper sa che c'è qualcuno, scende qua sotto. Il segnale viene mandato a questo pistone che allunga, fa scendere la redstone. La redstone contatta qua, scende quest'altro pistone, scende quest'altro blocco di redstone, si attacca qua e tutta la TNT è esplodissima. Perché vedi? Dentro un creeper c'è un quantitativo immenso di TNT. Noi non lo pensiamo perché uno dice un creeper fa una bombazza. Invece no, fa tipo 15 bombazze. Cioè è fortissima l'esplosione del creeper. Un'altra cosa che vorrei far notare, mio caro amico il Nabbo e voi dottori illustri a casa, è che il creeper ha soltanto poche ossa nel suo corpo. Vedi? Ha soltanto una specie di colonna vertebrale che però si interrompe tipo a metà del creeper, vedi, fino qua arriva e poi si ferma. Quindi teoricamente uno dice non dovrebbe tipo muoversi come un Wustel. Probabilmente sì, e infatti non si sa, forse ha tipo dei muscoli molto potenti qua nella pancia, perché ha gli addominali il creeper, perché riesce a stare in piedi lo stesso. Ma la vera domanda è come fa il creeper a spostarsi in giro. E per rispondere a questa domanda bisogna guardare nelle sue potenti zampe. Il creeper però, come potreste già vedere, in realtà non cammina. No, il creeper non muove un passo mai. Il creeper si muove utilizzando tutto un sistema, vedete, di come fossero una specie di pedana che ruota sotto i suoi piedi. Vedi, questi pistoni spostano i blocchi sotto i suoi piedi di continuo e il creeper si muove attraverso questi movimenti che sono quasi troppo veloci per essere visti. E infatti lui muove sempre dei passi felpati, non viene mai sentito arrivare perché lui non cammina ma strisce. Il Nabbo ha detto una cosa che mi piace. E teoricamente potremmo, teoricamente per farlo esplodere, a noi basterebbe aggiungere tipo questo qui. Eccolo! Oh mio Dio!
E vabbè, e beh, questa è la fine che fanno i creeper. È buono vedere un'altra cosa molto intrigante, è che il creeper, proprio come i polli, quando gli tagli la testa funziona lo stesso, continuano a camminare. Il creeper al contrario, quando esplode il corpo, il cervello continua a girare, perché probabilmente non c'è molto là dentro. L'unica cosa che il creeper deve fare è riconoscere se c'è un nabbo nelle vicinanze e farlo esplodere. No, il nabbo gli ha rotto il cervello. Gliel'ha invertito per un attimo. Questo creeper poteva diventare tipo l'anti-creeper col cervello che girava al contrario. Oh bene, oh bene. E la mia sete di conoscenza non si è mica soddisfatta lì, mio amico dottor Nabbo. Anzi, che amico, mio compare di scienza. Noi siamo compari di scienza adesso. Sì. Bene, il secondo che andremo a esplorare, il secondo paziente cavia, è l'Enderman. Questo losco figuro. Allora, mio compare, lo sezioni. Io mi giro perché guardare queste cose mi fa un pochino impressione. A scuola di medicina io ero sempre quello che andava in bagno a vomitare. Quando sezionavano i vermi io vomitavo sempre. Ha fatto? Ma ho visto tutto, che schifo. Bleh, ho mangiato i formaggini per pranzo, uno schifo. Va bene, sei pronto allora, Nabbo? Andiamo a vedere com'è dentro. Ma che magnificenza scientifica! L'Enderman, questo è un organismo complicato. Non come il creeper, al confronto il creeper è un mollusco monocellulare, guarda. Invece qua c'è la magia della creazione tutt'una. Ti spiego, il suo cervello, come potete vedere, è molto più complesso di quello del creeper. Ci sono molte più cose che vanno e viaggiano qua dentro. Però potete vedere anche che ci sono 4 pulaster dentro il cervello dell'Enderman. E so che tu in questo momento, dottor Nabbo, ti stai chiedendo: Ma come mai? Ora vi spiego. Praticamente questo fulcro cervellico è nient'altro che il luogo dove l'Enderman decide quando teletrasportarsi. Cioè il suo cervello deve fare una cosa, come quello del creeper deve decidere quando bombare o esplodere, no? Questo deve decidere quando teletrasportarsi. Come fa a decidere tutto ciò? Grazie a un sistema randomico di casualità evocato dai pullamester. Questi pullamester cosa fanno? Quando alcuni di loro decidono di andare sulle pressure plate, che sono qui, ogni pullamester ne ha una, quando tutti e 4 capitano sulle pressure plate e uno di loro poi abbandona una di quelle pressure plate, la direzione di quel pullamester sarà quella dove l'Enderman si teletrasporterà. Capisci? È una questione di casualità. Perché cosa succede? Il pullamister che abbandona per primo manda un segnale sopra ai centri di teletrasporto che sono qui e viene teletrasportato l'Enderman in quella direzione. Se scendiamo un pochino sotto possiamo vedere che qui c'è tutta una serie di blocchi musicali. Che cosa servono questi blocchi musicali? Nient'altro che a creare quel fastidiosissimo rumore caotico che fanno gli Enderman quando fanno... Fanno rumori incredibili. Più del Nabbo quando va in bagno. Una schifezza. Lo so. Però cosa succede? Praticamente questi pullamister se mandano anche segnali al centro di rumore, perché l'Enderman fa sempre rumore anche quando si teletrasporta. Poi scende, allora prima di dedicarci al braccio scendiamo ancora più giù, perché c'è un'altra cosa molto interessante. Allora, hai mai visto che gli Enderman quando fanno rumore si muovono anche tutti quanti che tremano, fanno tutti, sembrano dei palloncini sgonfi. Però, hai visto? Questa è la parte dove succede tutto ciò. Quando l'Enderman decide che deve iniziare a fare quella sua faccenda di vibrazione e rumore, attiva questo e inizia a muovere questi blocchi di oro. Come tu ben sai, Nabbo, l'oro è un materiale molto pesante, quindi funziona un po' come la vibrazione del cellulare. Ci sono due cose che si muovono, shakerano, e quindi l'Enderman vibra tutto, perché ci sono questi blocchi che vibrano. Molto interessante, molto scientifico. Poi però, se noi scendiamo ancora di più, oltre il braccio, che lo guardiamo dopo perché è complesso, abbiamo le gambe degli Enderman. Le gambe degli Enderman sono molto importanti, anche se dentro non c'è molto, perché sono sottili e lunghe, no? Hanno soltanto del meccanismo che li fa muovere. Però vedi che in fondo al suo piedino ci stanno delle spugne. Queste spugne sono dei detectatori di umidità. Quando l'Enderman detecta che ha messo il piedino in acqua, come ben sappiamo loro non possono andare in acqua, manda un segnale wireless, quindi senza fili, attraversa tutta la gamba. Tutta la gamba sale fino al cervello. Arriva a quel pullamister, quell'unico che ha una lampada di redstone a fianco a lui,
e lo fa teletrasportare immediatamente come se fosse un segnale di panico. Perché lui dice sono in acqua! E il Bullamister si sposta e si teletrasporta immediatamente. Probabilmente va a finire di nuovo in un'altra pozza d'acqua, perché fanno sempre così. Però è questa la tecnologia. Poi abbiamo l'altra parte dell'Enderman, e cioè il braccio. Vi siete mai chiesti come fanno gli Enderman a prendere sempre tutto? È proprio grazie al braccio. Qui abbiamo tutta la lista di blocchi che loro possono prendere. Vedi, possono prendere i cactus, la clay, i meloni. Rovinano sempre tutto quei maledetti. Quando l'Enderman vuole prendere un blocco, quando decide che è buono e cosa giusta raccogliere qualcosa, lui attiva questi. Anzi, in realtà erano già attivati, perché probabilmente stava cercando di prendere Tenabo. Però, vedi, fa così e lui gli spongono tutti questi piccoli tentacoli minuscoli, che sono tipo quelli delle mosche che hanno sulle zampe per aggrapparsi a testa in giù, no? E lui cosa fa? Acchiappa, infatti non toccarli perché potresti restare catturato. Non provate mai a raccogliere qualcosa che sta tenendo in mano un Enderman, eh? Perché lui non lo molla mai, guardate quanti tentacolini ha! Per questa volta io direi che possiamo concludere le nostre esplorazioni scientifiche. Che cosa è successo? Si è bloccato. Ti ha catturato. Ti ha catturato. Lo sapevo io che lo catturava prima o poi. Mamma mia, Nabbo, te lo meriti. Rimani là. Vedi, non sei un dottore. I dottori veri non si fanno intrappolare da un Enderman. In ogni caso, per questa volta io direi che possiamo concludere. Guardo la Casmiania con la spada, povero Nabbo. Se volete vedere un altro episodio dove esploriamo il corpo umano, mostruoso più che umano, di altri mostri di Minecraft, lasciate un bel pollice in su e scriveteci nei commenti quale vorreste vedere. Per questa volta dal dottor Lion e il dottor Nabbo out.